Il pallone d'oro vinto nel 1986 da Diego Armando Maradona sarà messo all'asta il prossimo 6 giugno. Era stato rubato il 26 ottobre 1989 da 8 membri del clan di Giuseppe Misso durante una rapina nella banca che custodiva i beni del Pibe de Oro. Dopo il furto, il DS in un primo momento aveva cercato di recuperare il pallone, ma poi si era arreso. In quegli anni si moltiplicavano le dicerie su un presunto scambio del trofeo durante una partita persa a poker. Circolavano anche le voci relative al fatto che Maradona si fosse rivolto al clan Lo Russo per recuperare il premio, ricevendo però la notizia che era già stato fuso e convertito in lingotti. La svolta arrivò 8 anni fa, il 28 gennaio 2016. Il pallone d'oro venne ritrovato tramite un ex gallerista franco-algerino, amante delle aste del mercato nero. Dopo 7 anni di ricerca e svariati tentativi di contattare direttamente Maradona, il gallerista ha deciso di rivolgersi alla casa d'aste a Gyut. Una perizia in 3D ha confermato che il trofeo ritrovato è lo stesso pallone d'oro alzato da Maradona a Parigi nell'86, dopo il trionfo della sua Argentina ai mondiali dello stesso anno, consegnati alla storia per momenti iconici come la mano de Dios, il gol del secolo. Intanto c'è già una stima del premio, tra i 12 e i 15 milioni di euro, ma il suo valore simbolico potrebbe superare di gran lunga il prezzo di mercato.